premetto che, visto il rilievo della questione e visto che è in consiglio e non è in congedo, pensavo che la Presidente Serracchiani ci tenesse a rispondere personalmente a questa questione, in merito alla quale un mese fa aveva espresso profondo sconcerto anche solo per l'ipotesi che non siano state rispettate le regole, e in merito alla quale appunto auspicava massima rapidità e scrupolo nelle indagini interne. Indagini interne di cui noi da più di un mese non abbiamo più notizia, e in merito alle quali l'unica cosa che sappiamo appunto sono le azioni che sono state intraprese dal direttore centrale competente già il 27 febbraio, ovvero appunto far partire queste indagini interne, richiedere i documenti che le riguardano e avvocare a sé la trattazione dell'AIA riguardante la ferriera. Quello che non sappiamo è se siano state messe in atto tutte le misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione, né sappiamo quali siano le iniziative specifiche assunte dal nostro responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione in Regione, che secondo il codice deontologico del 2015, modificato appositamente da questa amministrazione regionale, nell'articolo che riguarda il conflitto di interesse, se questo conflitto di interesse riguarda un dirigente regionale, assegna proprio al responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione il valutare le iniziative da assumere. Quindi, con questa interrogazione, noi vogliamo sapere quale sia l'esito, insomma, della valutazione fatta dal responsabile. Grazie. Bene, la parola all'assessore Pannontin. Grazie, Presidente. Il codice di comportamento dei dipendenti regionali disciplina, all'articolo 8, la procedura e la modalità di astensione nel caso di conflitto di interessi. Il dipendente che ritiene di essere in situazione di conflitto di interessi dà comunicazione di tale causa di astensione al direttore della struttura a cui è assegnato, il quale decide se autorizzare o meno l'astensione. Se il conflitto riguarda il dirigente, le iniziative da assumere sono valutate dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Si sottolinea quindi che in tutti i casi l'iniziativa di comunicare il possibile conflitto e rappresentarne i motivi è presa dal dipendente interessato, che del resto è l'unico a conoscere le circostanze di fatto che possono costituire conflitto. L'intervento del responsabile è limitato a due casi: esprimere parere al dirigente che deve decidere sull'astensione in caso di dubbio, comma 2, valutare le iniziative da assumere nel caso un dirigente ritenga di trovarsi in conflitto di interessi e gli comunichi tale situazione, comma 5. Si tratta dunque di un'azione preventiva atta a evitare il conflitto di interessi prima che esso si verifichi. Nella fattispecie segnalata dall'interrogazione, cui si risponde, non si è verificata alcuna delle due condizioni necessarie affinché il responsabile valuti le iniziative da assumere. In particolare, il responsabile stesso non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine a situazioni di potenziale conflitto di interessi. La disciplina del conflitto di interessi è inserita, come noto, nel codice di comportamento dei dipendenti regionali, per il quale il piano triennale di prevenzione della corruzione 16-18 ha previsto la misura generale della formazione del personale. Nel corso del 16 l'amministrazione regionale ha pertanto svolto una capillare attività formativa anche con metodologia online che ha raggiunto la quasi totalità dei dipendenti. La misura pertanto è stata completamente attuata. Nel piano triennale 17-19 la formazione sul codice di comportamento viene ripresa mediante un apposito corso dedicato nel 17 al personale di nuova assunzione e al personale transitato dalle province, mentre resta a disposizione di tutto il personale sulla intranet regionale la versione informatica del corso stesso. Grazie, Fratolin, per la replica. Bene, io ringrazio l'assessore alle rogne varie ed eventuali, perché ormai siamo a questi livelli, e non posso che
sentirmi esprimere sconcerto, come la Presidente Serracchiani, che si faccia passare sotto traccia questa gravissima questione. Mi si sta dicendo che il dirigente quindi non aveva mai segnalato il possibile conflitto di interessi. Io quindi mi auguro che vengano prese dei provvedimenti in merito in maniera immediata e mi chiedo anche perché appunto non sia conclusa ad oggi l'indagine interna, anche perché questa questione è grave, riguarda dei cittadini che sono interessati da questa questione e bisogna assolutamente risolverla per togliere ombre dall'azione dell'amministrazione regionale, appunto sia per rispetto di questi cittadini che aspettano da più di un mese delle risposte, ma sia per rispetto soprattutto dell'integrità di questa regione.